Ah, gli accordi, ma quanto sono belli gli accordi, soprattutto quanto sono importanti per il chitarrista. Un chitarrista che ha un vocabolario vasto in fatto di accordi avrà una tavolozza di colori da poter aggiungere alla propria musica. Un chitarrista che ha pochi accordi, viceversa, risulterà sempre povero e limitato. Quindi per questo motivo, in questo video vediamo 10 accordi che veramente non puoi non conoscere. La cosa secondo me interessante è che questi 10 accordi sono un po' multilivello, vanno bene a prescindere dal livello a cui sei. In che senso? Se sei un chitarrista principiante o poco più, questi accordi costituiranno un viaggio credo molto interessante per te, perché probabilmente arriverai sempre dai soliti accordi di prima posizione e scoprirai delle sonorità che non avevi mai sentito prima, e tra l'altro dal punto di vista tecnico non sono impossibili. Se sei un chitarrista di livello intermedio invece conoscerai probabilmente alcuni di questi accordi ma non altri, quindi questo video ti permetterà di integrare le tue conoscenze e capacità, e infine se sei un chitarrista di livello avanzato servirà per verificare di conoscerli tutti, perché devi assolutamente farlo. Quindi non mi resta che invitarti a plettrare un bel like se ti sarà piaciuto questo video, iscriverti al canale se disgraziatamente non l'hai ancora fatto, e cliccando sul collegamento che trovi in descrizione del video scaricare i diagrammi di questi accordi registrandoti all'area didattica di lezionechitarra.it. Ma ora cominciamo. Primo accordo, Mi ad nona, suona così. Veramente un accordo fantastico. Quindi sì, possiamo suonare un normale Mi maggiore e funziona benissimo, ma quando vogliamo allargare il suono aggiungendo la nona, ecco che abbiamo veramente una sonorità incredibile. Senti anche con un altro pick up della chitarra, una sonorità diversa permette davvero di cogliere la larghezza di questo accordo. Quindi di cosa si tratta? Prendo un Mi maggiore, allargo il mignolo qui sul quarto tasto della corda Re e appunto aggiungo in questo modo la nona. Quando posso usare questo accordo? Tutte le volte che sono in Mi maggiore ad esempio, o anche in La maggiore o in Si maggiore, e capita l'accordo di Mi e voglio appunto, anziché avere un suono compatto o rocchettaro, avere questo suono di atmosfera veramente fantastico. Secondo accordo, il cosiddetto Hendrix chord, ovvero questo. Quindi veramente un must in ambito rock blues, è veramente l'accordo definitivo. Di cosa si tratta? Si tratta di un Mi settima che è contemporaneamente maggiore e minore in un certo senso, perché abbiamo qui questa nota Sol diesis che è appunto la terza maggiore dell'accordo, ma qui abbiamo anche questa nota Sol, quindi abbiamo nello stesso accordo sia la nota maggiore che la nota minore, ed è questo proprio che fornisce quel carattere dolce salato dell'accordo. Questo accordo suona particolarmente bene in Mi perché possiamo mettere il Mi grave, quindi fare questo, no, giocare grazie al Mi grave, ma togliendo la nota grave, la corda grave, posso suonare benissimo anche su un Re se serve. Quindi è un accordo, diciamo, blues, funk, rock come destinazione. Dal punto di vista tecnico della diteggiatura non è niente di particolarmente complicato, quindi abbiamo il dito medio qui sul settimo tasto della corda La, l'indice sul sesto tasto della corda Re, l'anulare sul settimo tasto della corda Sol, il mignolo sull'ottavo tasto della corda Si. Questo è il Hendrix chord. Bene, terzo accordo, arriviamo ad uno dei miei preferiti, lo uso sempre. Quindi se abbiamo bisogno di un La maggiore, certo possiamo suonare un La maggiore in prima posizione, possiamo suonare un Barré e vanno benissimo, ma niente suona largo e di atmosfera come questo La ad nona. È veramente fantastico. Perché suona così bene questo accordo? Perché ci sono delle corde a vuoto che aiutano appunto a rendere l'accordo più avvolgente. E quindi abbiamo la corda La a vuoto, abbiamo il settimo tasto della corda Re, il sesto tasto della corda Sol, e poi abbiamo i due cantini a vuoto. E questi cantini a vuoto permettono di appunto allargare il suono. Sicuramente esiste anche questa versione, quindi un La maggiore in cui tolgo il mignolo in questo caso, lasciando il Si a vuoto, ed è un accordo molto simile, ma io preferisco suonarlo in questa posizione perché abbiamo anche questo Do diesis, questa terza maggiore, che assieme alla corda Si a vuoto, che è appunto la nona,
permette davvero di avere questa sonorità fantastica. Variante interessante, anche questa la uso molto molto spesso, la versione minore dell'accordo. Quindi semplicemente la terza maggiore diventa minore, da Do diesis ci spostiamo a Do e abbiamo questo accordo. Quindi benissimo un La minore, ma vuoi mettere come suona questo La minore ad nona. Veramente un altro mondo. Quarto accordo, quello che io chiamo il Police chord, quindi utilizzato tantissimo da Andy Summers dei Police, però utilizzato in realtà anche da altri chitarristi. È una sorta di power chord, ancora con l'aggiunta della nona. Quindi immaginati, non so, un power chord di Mi, in questo caso, okay, una classica posizione di questo genere, o anche soltanto su due corde, quindi tasto 7, tasto 9 delle corde La e Re, e andiamo poi dopo ad aggiungere sulla corda Sol invece questo tasto 11, con questa posizione larga che può risultare ostica all'inizio, ma in realtà ci si può arrivare. Alcune persone preferiscono suonarlo con l'anulare qui in mezzo, altri con il dito 2. Per me è abbastanza indifferente, dipende un po' dal contesto. E appunto ci si possono forgiare dei riff in stile Police, ma in generale possono suonare anche larghi e dare ancora un suono veramente di atmosfera. Prendiamo ad esempio questo Do diesis minore. Ha una sonorità veramente, veramente incredibile. Provalo e fammi sapere. Passiamo adesso al funk chord, questo. Quindi lo sto facendo in Re, ma in realtà lo possiamo suonare su tutte le altre posizioni, quindi è un classico accordo trasportabile su qualsiasi nota, su qualsiasi accordo. Di cosa si tratta? Si tratta di un accordo che viene suonato su 5 corde, ma in realtà, se vogliamo dare questo tocco funk, è importante con il plettro concentrarci più che altro sui cantini. L'accordo è un accordo di nona, quindi con la settima di dominante e la nona, per chi mastica un pochino di armonia. Quindi è una sorta di Re settima, a cui viene aggiunta anche la nona, e poi dopo la quinta in alto. Quindi all'atto pratico come si suona? È un po' simile al Hendrix chord, se vogliamo, ma abbiamo questo mini barré in alto, che si fa con l'anulare, poi si va a completare l'accordo qui sulla corda La, sulla corda Re, con queste altre due dita. Quindi un accordo particolare per via di questo mini barré, ci vuole un po' ad abituarsi a suonarlo, ma quando ce l'abbiamo è un accordo veramente di grande effetto su tutto ciò che è funk, ma anche sul blues. Quindi è un po' l'accordo funk blues per eccellenza. Un altro accordo che mi piace e ho sempre usato tantissimo è questo Si ad 11. Consiste quindi in un Si maggiore, in cui lasciamo però il Mi cantino a vuoto, che è appunto la quarta o l'undicesima, in questo caso perché la terza è presente nell'accordo, quindi si va ad aggiungere ad essa. È un po' la macrofamiglia degli accordi sus, però in questo caso l'undicesima viene lasciata risuonare assieme alla terza, e questa è un po' proprio la particolarità di questo accordo che lo rende così magico. Io lo associo tipicamente all'inizio di Spanish Caravan dei Doors, dove Robbie Krieger fa questo e poi suona un Do maggiore, non so se avete presente questo, ma può essere usato tranquillamente in qualsiasi contesto, in tonalità di Mi maggiore ad esempio. Viene alternato all'accordo di Mi maggiore, per esempio, o anche a quell'accordo di Mi nona che abbiamo visto, no? Senti come due accordi come Mi e Si, arricchiti in questo modo, prendono veramente un colore tutto diverso. Bene, settimo accordo è quello con il pollice al basso. In realtà più che un accordo è proprio un mondo, un universo di stile, ed è in qualche modo anch'esso hendrixiano, ma anche utilizzatissimo in tutto il mondo del blues, del fingerstyle. In cosa consiste? Se noi prendiamo ad esempio un accordo di La maggiore e andiamo a sostituire al basso, anziché il barré, il pollice, suonandolo in questo modo, ecco che si forma questo tipo di posizione. Qual è il senso? Perché si fa? Perché ci lascia libero un dito, il mignolo. E questa cosa potrebbe sembrare poco, ma non lo è, perché io col mignolo posso fare veramente tantissimo. Come dicevamo, anche nell'ambito del fingerstyle, queste forme sono utilizzatissime proprio perché davvero ci permettono di eseguire delle melodie all'interno dell'accordo sul registro acuto, ma di avere comunque il basso nel contempo.
Bene, vediamo quest'altro accordo, che è un altro grande classico. In realtà è una coppia di accordi, te li voglio presentare insieme. Uno è questo Si minore sesta ad 11. Di cosa si tratta? Se noi abbiamo un Si minore, certo lo possiamo suonare così, nella sua forma più normale, ma se andiamo ad aggiungere la corda Sol a vuoto, e poi dopo anche il cantino a vuoto, ecco che il livello di malinconia sale ai massimi. Quindi, se riusciamo a lasciar risuonare bene le corde di questo accordo, veramente ha un effetto fantastico. Io tendo ad associarlo spesso poi dopo a un altro accordo che è un Mi minore settima ad nona, che è sostanzialmente lo stesso accordo ma con un Mi al basso. Se conosci la canzone Gli Angeli di Vasco Rossi, c'è un accordo molto simile che viene usato tutte le volte che c'è questo suono minore, quindi triste e davvero molto evocativo. La cosa interessante è davvero che con la stessa forma, quindi non muovendo la mano sinistra, posso fare due accordi semplicemente aggiungendo poi il basso. Ancora ti invito a sperimentare con varie posizioni del pick-up, perché senti ancora con quest'altra posizione. Soprattutto sugli arpeggi è davvero bello sentire queste differenze timbriche date dai diversi registri dei pick-up. Nono accordo, e il decimo sarà il mio preferito, quindi resta fino in fondo, è l'accordo diminuito, accordo sicuramente molto usato in ambito jazz, ma anche a livello rock. Pensiamo ai Queen, per esempio, hanno infarcito la loro musica di accordi diminuiti, e si può suonare in infiniti modi, ma un modo che a me piace molto è questo. Un accordo che sentito da solo può risultare spiazzante, ma poi vedremo come contestualizzarlo e vedrai che suona molto molto bene. Quindi come realizzarlo? Il modo che ti consiglio è questo: suona una specie di La settima in questo modo, utilizzando le dita 2 e 3 sulle corde Re e Si, e poi aggiungiamo l'indice qui sulla corda La. Ok? Una caratteristica importantissima degli accordi diminuiti è il fatto di avere questo tipo di andamento. Io posso prendere la forma e spostarla avanti di un tono e mezzo, e in sostanza ottengo lo stesso accordo che ha proprio questa caratteristica orizzontale, ancora di un tono e mezzo. Sono tutti rivolti differenti di uno stesso accordo, quindi possiamo davvero giocarci, no? Senti che richiama veramente il mondo anche della musica classica. E un'altra caratteristica dell'accordo diminuito è quello di avere una forte tensione di risoluzione. Cosa vuol dire? Vuol dire che poi dopo tende ad appoggiarsi benissimo su un altro accordo. Se tu infatti senti questa sequenza, senti come chiude bene sul Re maggiore, ma anche ad esempio sul Re minore, perdonami, ma anche ad esempio su un Re maggiore. Quindi l'accordo diminuito ha questa doppia capacità di chiudere bene sia su un accordo minore che su un accordo maggiore, quindi sperimentalo. Bene, ci rimane da vedere l'ultimo accordo, che è il mio preferito in assoluto, ma prima di farlo ti ricordo che puoi studiare e migliorarti sulla chitarra con i nostri corsi online di lezionichitarra.it. Quindi ci sono i miei corsi, i corsi anche di altri bravissimi autori, alcuni tra i chitarristi più fantastici della scena italiana. Quindi, per esempio, se ti piace questo mondo degli accordi, ti consiglio il mio acustico intermedio, oppure anche lo stesso Caged Facile, che parla proprio di forme degli accordi. Ma ti invito a scoprire tutto il catalogo dei corsi cliccando sempre al link che trovi in descrizione qui sotto. Ma ora continuiamo. Bene, ma veniamo adesso al decimo e ultimo accordo, ed è il mio preferito di questo gruppo, che è il Re ad 11, questo, o anche così. Di cosa si tratta? Una sorta di Do maggiore portato avanti, ma lasciando la corda Sol risuonare a vuoto. E questa è proprio questa corda Sol è proprio l'undicesima aggiunta. Quindi fa sempre parte di quegli accordi, di quel gruppo di accordi tipo sus, sospesi, un po' come quando facciamo sul Re, facciamo questo, no? Andiamo ad aggiungere una nota Sol, però ancora la nota Sol, anziché essere temporanea, viene lasciata risuonare anche assieme alla nota Fa diesis, che invece è la terza maggiore. Questo dà ancora questo suono veramente, veramente etereo. E quante volte soprattutto abbiamo sentito arpeggi del genere, soprattutto in tonalità di Sol maggiore,
o di Mi minore, veramente un suono fantastico, ma la caratteristica di questo accordo ancora è di essere facilmente trasportabile anche su altri accordi ancora, quindi posso farlo sul Do, sul Re, ma anche per esempio sul Mi bemolle, sul Fa e poi sul Sol. Quindi vedi che sicuramente si tratta di un re con una sua caratteristica armonica precisa, ma è anche un po' una forma che io mi posso giocare in vari contesti. Ad esempio il Mi bemolle, sappiamo che è un accordo ostico da suonare con barré, no? È uno degli accordi più ostici sulla chitarra, soprattutto per i principianti. Ecco, un'ottima alternativa è proprio questo, questa forma, prestata in questo caso dal re e a sua volta prestata dal do, che ci permette di risolvere questo problema. Ma soprattutto davvero sul re è bellissimo negli arpeggi, davvero fantastico. Bene, quindi fammi sapere com'è andata questa carrellata e soprattutto quanti di questi accordi conoscevi e quanti invece no. Scrivimelo nei commenti qui sotto e soprattutto fammi sapere se vorresti vedere altre lezioni dedicate al meraviglioso mondo degli accordi. Noi ci vediamo nelle prossime settimane con lezioni che toccheranno sicuramente tematiche diverse. Grazie per avermi seguito, buona chitarra e a presto. Ciao!